Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Elettra, bilingue di italiano e giapponese e oggi insieme impariamo ad utilizzare i suffissi onorifici, perché questi vengono utilizzati molto spesso nella conversazione. Allora, cominciamo subito. Penso che vi starete domandando, ma che cosa sono i suffissi onorifici? Allora, i suffissi onorifici sono dei gruppi di lettere che vengono posti o alla fine di nomi oppure cognomi propri di persona, oppure vengono posti alla fine dei nomi di parentela, come ad esempio nonno, zio o anche padre e madre. E questi suffissi onorifici servono per dare un senso di rispetto e di cortesia verso la persona con cui si sta parlando oppure di cui si parla. Allora, oggi cambiamo un po' il metodo di apprendimento perché all'inizio vi spiego che cosa sono i suffissi onorifici e quali sono, mentre successivamente andiamo a vedere insieme alcuni frammenti di un anime chiamato Azuki-chan che io vedevo quando ero piccola. Allora, questo anime è abbastanza vecchio, è di circa 25 anni fa ed era trasmesso sul canale governativo chiamato NHK, che corrisponde alla nostra Rai. E io ho scelto questo anime per due motivi. In primis perché, visto che è ambientato in una scuola elementare, vengono utilizzati molto spesso questi suffissi onorifici. Poi, secondo, perché la velocità con cui parlano gli attori è moderata e quindi è abbastanza semplice capirlo. Vedremo solo alcuni frammenti di questo anime, quindi non andiamo a vedere una puntata intera. E narra una storia d'amore tra due bambini delle elementari in chiave comica. Infatti, la protagonista, Azuki, è innamorata di un suo compagno di classe chiamato Yunosuke e l'anime narra da quando si conoscono agli elementari fino ai 20 anni, età in cui si sposano. Io vedevo questo anime insieme a mia sorella in formato DVD quando facevo ancora l'asilo quindi benché questo anime fosse fatto per i bambini delle elementari e quindi io non capivo nulla della storia d'amore di questi due bambini. Però comunque penso che è proprio grazie a questo anime che io ho capito come utilizzare questi suffissi onorifici e quindi ho pensato che fosse valido nella comprensione anche per voi. Prima di andare a vedere l'anime, vi spiego un paio di cose sull'argomento che tratteremo oggi, cioè appunto i suffissi onorifici. In giapponese i suffissi onorifici vengono detti Kesho. Quindi oggi vi spiego i tre Kesho che si utilizzano maggiormente in Giappone. Il primo suffisso onorifico che andiamo a vedere oggi è San. San. È il titolo di cortesia più utilizzato e più comune sia nella lingua scritta che nella lingua parlata. Ed inoltre si può utilizzare in tutte le situazioni, per esempio a scuola oppure anche nel posto di lavoro. Originariamente, san deriva da un altro suffisso onorifico chiamato sama. Questo sama è una forma molto più rispettosa e cortese di san. E viene utilizzato ad esempio per indicare gli dèi. Quindi gli dèi si dicono Kami-sama, con Kami uguale Dio. Inoltre possiamo trovare la parola San già nelle fonti scritte risalenti circa al 1768 e quindi possiamo dedurre che San era già utilizzato a quel tempo. Il secondo suffisso che andiamo a vedere oggi è chan. Chan è il derivato di san che vi ho presentato prima. In genere, chan viene utilizzato per le persone di una minore età, per lo più per le bambine.
però certe volte è anche utilizzato anche per i bambini maschi. E oltre ad essere utilizzato così, può anche essere utilizzato verso le persone coetanee oppure più grandi di età. Però il fatto in comune è che chan contiene sempre un senso di affetto e di simpatia verso questa persona. Kun viene utilizzato per indicare le persone minori di età o comunque di un ceto sociale minore, per esempio i fratelli più piccoli oppure i bambini. Generalmente Kun viene utilizzato per lo più per il genere maschile, però talvolta viene utilizzato anche per il genere femminile. Originariamente Kun viene utilizzato per le prime volte e poi divulgato successivamente circa nel 1840 dai parenti del filosofo e educatore Yoshida Shoin. E egli aveva questa scuola che poi venne iniziata appunto dai suoi parenti e poi lui divenne il capo e poi iniziò a far divulgare questa parola. E infatti in quel momento in Giappone c'era una netta differenza tra le classi sociali, quindi ad esempio tra i bushi, i cosiddetti samurai, e i contadini. Però attenzione, non significa che i contadini fossero di un ceto basso, perché comunque erano coloro che pagavano le tasse attraverso il riso e quindi non li possiamo definire di un ceto basso, ma confrontandoli con i bushi sono di un livello più inferiore. E quindi per eliminare queste differenze di classi sociali tra le persone che frequentavano la scuola, date anche dalla differenza di età, si iniziò ad utilizzare il suffisso kun al posto di utilizzare ad esempio sama, che come vi avevo spiegato prima è molto più rispettoso e cortese. In genere a me mettono i suffissi san oppure chan. Se una persona mi chiama con il suffisso san, quindi mi chiama Elettra san, significa che io con questa persona non ho un rapporto così vicino. Quindi, per esempio, mi potrebbe chiamare Elettra san una persona che conosco solamente di vista, che comunque vuole darmi, vuole dare un senso di rispetto quando mi chiama. Invece, se una persona mi chiama con chan, quindi mi chiama Elettra chan, significa che io con questa persona ho un legame più stretto e intimo. Per esempio, mi chiamano Elettra chan i miei genitori, i miei nonni o anche le mie migliori amiche. Questo succede perché chan contiene sempre, in qualsiasi momento e situazione, un senso di affetto e simpatia. E come particolare, a me non hanno mai chiamato kun, quindi forse questa informazione potrebbe essere utile in futuro quando volete chiamare un giapponese con questi suffissi onorifici. Con questo la spiegazione è finita e quindi andiamo a vedere insieme i frammenti delle scene dell'anime che vi parlavo prima. E questo anime è tutto tagliuzzato a piccole scene perché ho proprio preso i momenti in cui vengono citati i suffissi onorifici. Ora facciamo una mini prova. Andiamo a vedere quante volte sono stati nominati i suffissi che abbiamo imparato oggi, quindi san, chan e kun. E se necessario prendete carta e penna. Siete pronti? Allora iniziamo. 3, 2, 1, via!私は野山あずさ。
ニックネームはあずき。あずきちゃんボール。大丈夫あずきちゃん。ちょっと油断しちゃった。鼻赤いよ。すりむいちゃったかな。作文のおかげ。あずきちゃん、おはよう。かおるちゃんおはよう。宿題やった？うん、一応ね。私も一応。あそこまでかかっちゃったけど。私も書くことなくてさ、好きな人お父さんで書いたんだけど。え？書いてるうちにお父さんの悪口になっちゃうの。お母さんで書けばよかったよ。嘘。あずきちゃんは誰のこと書いたの？あずきちゃん、どうしたの？なんでもないよ。ケーキ、おはよう。あ、ジダマおはよう。ジダマ、宿題やった？宿題？何それ、そんなのあったっけ？作文よ。ああ、私授業中に書いちゃったもん。誰のこと書いたの？おばあちゃんだよ。ママはおばあちゃん子だもんね。65歳なのに白髪も少ないし、虫歯が一本もないんだよ。すっごい。私ってバカ。好きな人ってそういう意味だったの。あずきちゃん、顔色悪いよ。大丈夫？別に平気。ねえ、知ってる？陽子ちゃん好きな人先生にしたんだって。へえ、点数稼ぎ見え見え。普通書かないよね。うん、お父さんとかお母さんが無難よね。ダメだわ、こんな同じクラスの男の子だってバレバレの作文出せない。あずきいろ、見てくれた？俺のかっこいいジャンプ。野山さんは今それどころじゃないの。ゆのすけくんのかっこよさは私がバッチリ目に焼き付けたから。そう、おかしいでしょ。うん、ゆのすけくん。あ、バイバイ、あずきいろ。さようなら。ねえゆのすけくん、今度作文の書き方教えて。うん、いいよ。まるでようこちゃんの専属だね。陽子ちゃんと一緒に帰っていく雄之介くんを見てちょっと悔しかったけど、でも藤川まどかさんの正体が分かってなんだかほっとした。だってこれでまだ私にだってチャンスがあるってことだもん。Com'è andata la vostra prova? Siete riusciti a capire tutte le volte in cui erano nominati?C'erano alcune scene in cui gli attori parlavano con voce più bassa, quindi forse in quei momenti era più difficile comprenderli. Però se siete riusciti, complimenti! E ora andiamo ai risultati. San, 7 volte. Chan, 13 volte. E infine, Kun, 4 volte.Complimenti a tutte le persone che hanno indovinato tutti e tre i suffissi onorifici. Prima di finire il video, volevo darvi una notizia. Tra pochi giorni io andrò in Giappone e prima di immigrare nell'aeroporto dovrò fare il test PCR all'inizio e poi dovrò fare anche una mini quarantena di 14 giorni a casa.Però comunque andrò a trasmettere la situazione del Giappone, sempre su YouTube, quindi se siete interessati iscrivetevi al canale. E, inoltre sono molto interessata e curiosa di sapere com'è andata la prova di oggi sui suffissi, quindi per favore lasciate anche i commenti. E allora ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Matane!